di tu. Presentiamo l'albero delle pere di Expo. Abracadabra, questo è un candelabra. Questo è un pero candelabro. È un pero dell'Expo di Milano. A candelabro. E cosa si può dire? Caratteristico. Penso che sia stato preso. Ah, qui no. Vive l'albero delle pere, Expo Milano 2015. L'hanno preso dalla fiera. Era l'abbellimento della fiera di Milano Expo. Sì. E l'hanno messo qui a Milano. Come mai? L'hanno piantato così? In un giardino di Milano. È cresciuto così perché sono quei alberi a. Praticamente su un filo, no, le fanno crescere legati a un filo, a dei fili con i pali, ah, e i rami li fanno abbassare girare, per metterli li fanno dritto. Girare dritti così. Sì. Gli altri rami vengono potati per tenere le pere distanziate in maniera da farle venire alla giusta maturazione tutte insieme. Mi ha messo già tutte le gemme. Ecco, vediamolo da vicino. Ecco, le gemme. Mm-mm. Un bel pero, non si sa che varietà è. Lo scopriremo quando sarà maturato, quando le pere matureranno. Qui a Milano. Allora dai, fai un saluto con una Ciao. Tua poesia magari. Volevi dire qualcosa di bello? Allora, si sente il canto degli uccelli, ma chissà dove sono, non si vedono però. Li starà chiamando per fare colazione, no, merenda. Intanto diciamo la poesia dell'uccellino, gioia ed incanto. Caro, dolce uccellino, mi regali la gioia ed io rido per tanto incanto che provo vedendoti sul davanzale. E il tuo piccolo corpo con quel petto bianco rivolto verso di me mi intenerisce, provando nel cuore quella gioia di accarezzarti. Senza quasi toccarti, con le mie mani solo a sfiorarti. Scritta da Anna Rinaldi nel 1985. È una poesia che ho messo nel mio libro che si chiama Finalmente. Ciao a tutti e vediamo di sentire ancora l'uccellino. Sì, gli uccellini si sentono. Io questa poesia l'ho scritta quando abitavo a Milano e quando tornavamo dalle vacanze sul davanzale della cucina venivo davvero questo uccellino. Era davvero bello. Veniva dal balcone, veniva in cucina e stava lì. Stava lì ad ammirare come io facevo i piatti. I piatti non mancano mai, ci sono sempre da lavare. Bene, auguro a tutti una buona giornata. Uccellino, ti fai sentire? Ecco il canto degli uccelli.
foschia, la foschia. C'è la foschia.